Ciao a tutti, allora proseguiamo il discorso dell'altra volta. Allora abbiamo guardato quel brano di Oliver Nelson, Yearning, e vi ho detto che avrei parlato dei, diciamo, quello era quattro fiati, vi ho detto che vi avrei parlato dell'armonizzazione invece a 3 e a 5, ok? Poi vedremo quella 2 che è un processo un po' particolare, un procedimento un po' particolare. Però intanto vediamo a 3 voci e a 5 voci come si può ragionare. Allora, partiamo con 5 voci. Allora, vedo anche dai lavori così, dei compiti che arrivano, insomma, in questi anni che sono arrivati, che c'è sempre un po' di, non so perché, però l'aggiunta di questa quinta voce mi fa un po' sbroccare. Non capisco perché, ma succede, quindi cercherò di essere ancora una volta, cercare di essere più chiaro possibile. Allora, per ottenere dei voicing a 5 voci abbiamo diverse modalità. Allora, 5 voci vuol dire far suonare 5 persone, ma non vuol dire soltanto farle suonare 5 note diverse. Ci sono anche delle soluzioni intermedie, cioè la più semplice è quella che si chiama double lead, cioè quando nel pacchetto dei cinque strumenti lo strumento più acuto, che potrebbe essere la tromba o un sax contralto, se è una sezione di sassofoni, e lo strumento più grave, che potrebbe essere un sax baritono, per esempio un trombone o chi è, fanno la stessa nota a distanza di ottava. Quindi sostanzialmente è un voicing a quattro voci, in cui doppio lead, cioè il lead viene raddoppiato un'ottava sotto. È come se io suono per esempio questo Do, Re, Mi e faccio. E sotto metto un'altra voce che fa. Quindi. Ok, ci sono le due ottave che camminano e in mezzo c'è il voicing a quattro voci. Quindi in questo caso non c'è un vero e proprio passaggio in più. Si realizzano le quattro parti e si doppia l'ottava. Naturalmente ragioniamo a parti strette. Questa tecnica del doppio lead è possibile anche utilizzarla col drop 2. Quindi io farò il mio voicing a 4. Farò il mio raddoppio della melodia, poi prenderò la seconda voce, la toglierò da qui e la porterò l'ottava sotto. Quindi il raddoppio della melodia non sarà nella voce 1, nella voce 5, ma sarà nella voce 1 e nella voce 4. Ok? Quindi questa è la differenza, ma si può fare tranquillamente. Oppure per situazioni più di accompagnamento, vedremo per esempio l'aggiunta della fondamentale, quelli che chiameremo spread voicing, cioè a un voicing a quattro voci io vado ad aggiungere la tonica, okay, che sono voicing non molto adatti ad armonizzare una linea melodica, sono adatti a sostenere una linea melodica, cioè ho un cantante, una cantante oppure uno strumento solista, io voglio supportarlo. Con questo tipo di voicing sono molto adatti perché hanno molto suono, molta ricchezza, perché ho la fondamentale nel registro grave, più di sicuro la terza e la settima, un'altra nota o altre due, a seconda che sia 4-5 voci, quindi li vedremo a parte, ma per dire questa è un'altra possibilità di ottenere 5 voci. Ma quella che interessa a me, quella che dovete utilizzare voi nel compito di esame, è quella di scrivere 5 voci vere, cioè 5 voci reali, 5 note diverse, ok? Allora, io per fare questa cosa vi consiglio due modalità che trovate nel solito file, nelle mie cartelle sulla Dropbox, orchestrazione B1, eccetera, trovate dentro voicing a 5 note Berkeley, sono quattro fotocopie. Quello è il modo più semplice, vi spiego perché. Perché quel modo lì vi fa aggiungere la quinta nota soltanto qua in basso, praticamente dove potreste raddoppiare la lead, no? Come ho detto prima, al posto di raddoppiare la lead voi mettete un'altra nota. Ok? Quale nota? Chiaramente una nota vicina a quella della lead, cioè per esempio al posto della fondamentale andrò a mettere la nona, al posto della quinta andrò a mettere la tredicesima.
Allora, cosa c'è scritto in queste quattro paginette che trovate qua? C'è praticamente una serie delle tabelline, cioè delle specie di accordo, nota al canto e nota da sostituire. Per esempio, alla fine della prima pagina c'è scritto chord tone in the lead, cioè nel lead ho una nota cordale, per esempio accordo major 6, cioè do, mi, sol, la, ok, o al canto il do, do, la, sol, mi. Nella quinta voce c'è scritto al posto dell'1 metti 9, cioè al posto di do metto re, quindi do, la, sol, mi, re. Questo sarà il mio voicing a 5 note. Numero dopo, ho al canto la terza, quindi il mi, mi, do, la, sol, al posto del mi dice metti re, 9. Ok. Dopo, vedete, 5 al canto, cioè il sol, sol, mi, do, la. E mi scrive 0, cioè non c'è nessuna possibilità con questo sistema di aggiungere un quinto suono. Perché? Vediamo. Sol, mi, do, la. Il sol sotto ce l'ho già sopra. Se scendo ancora metto il mi, ma il mi c'è già contenuto nel voicing e quindi non posso addirittura andare a re perché è troppo distante dalla 1, addirittura una quinta sotto non è possibile. Quindi sol, mi, do, la, cosa faccio? In quella specifica nota ripeterò il sol, quindi sol, mi, do, la, sol. Vediamo dopo l'ultimo caso. Ho la sesta al canto, il la, la, sol, mi, do. Al posto di raddoppiare il la, come dice lì, metto il si, la settima. La, sol, mi, do, si. Ed è così che si legge questa tabella, ok? Andate avanti, ci sono quattro fogli, trovate questo, poi trovate tutti gli altri tipi di accordo, accordo semidiminuito, dominante, diminuito, aumentato, eccetera, eccetera. E poi trovate le altre due tabelle in cui c'è scritto tension in the lead, cioè quando al canto ho delle tensioni, ok? Quindi ne prendo una a caso, qui sono nella pagina 67, major 7, al canto ho la nona, cioè ho il re sul mio do major 7, farò re, si, sol, mi, e sotto al posto di raddoppiare il re che ho nel lead metto do, la fondamentale. Re, vedete? 9 al posto di 1, oppure diesis undici al posto di 3. Cioè diesis undici al canto, al posto di doppiare la diesis undici metto do. Ok? Quindi questa è la prova proprio di bomba, cioè se uno non riesce a farlo con questo è un problema suo, ok? Perché veramente basta vedere che nota hai al canto e andare giù e completare. È impossibile che non la trovi la tua nota, se non la trovi sei pazzo, che la nota è una di queste, ok? Questo è il sistema prova di bomba che fa sì che lo spacing, cioè la distanza tra le note, sia più o meno costante, non si fa casino, ok? Facilmente prendete il vostro tema e ve lo armonizzate a block chord. Lo armonizzate a quattro voci a parti strette e poi prendete davanti agli occhi queste tabelline e aggiungete la quinta nota al baritono, per esempio. Potete fare una sezione di sax oppure, adesso l'esercizio che vi do io non deve, lo potete fare anche in un unico pentagramma pianistico, non mi interessa. È una pura realizzazione a cinque voci, ok? Ma anche nell'arrangiamento intero che dovete fare come brano di uno standard ci sarà probabilmente un passaggio a cinque voci con un tutti. Allora lì andrete a mettere questo tipo di cosa, a utilizzare questo tipo di tecniche. Anche qui poi si possono fare drop. Una volta fatto il mio voicing a 5 io dico vabbè, il baritono va troppo in alto, oppure il trombone, oppure voglio un po' più frequenze basse, andrò magari a fare drop 2, a fare drop 2 e 4, eccetera eccetera, ok? In realtà a 5 voci, ecco, come potete capire, i drop potrebbero essere anche diversi, perché potrei avere drop 3 e 5, per esempio. Quindi ci sono altre possibilità, ma anche qui vi consiglio di non lanciarvi in cose, ok? Drop 2, drop 2, 4, 4 voci andate bene. Drop a 5 voci, già drop 2 va bene, perché comunque rischiate di portare delle tensioni in basso e anche qui di fare delle none bemolli tra le voci,
Ok, quindi attenzione alle none bemolli tra le voci. Niente none bemolli, niente semitono tra la prima e la seconda voce. Ok, il semitono tra tutte le altre voci. Questo è il sistema Berkeley, il sistema più semplice per fare cinque voci. Il sistema che invece trovate sul libro di Tomaro, ok, Instrumental Jazz Arranging, è un tantino più articolato, vi dà più libertà, però vi dà anche la più possibilità di fare delle cose un po' strane, nel senso, qual è il fattore? È che se voi adesso vediamo come si fa, ma praticamente lo spacing, cioè la distanza tra le singole note all'interno del voicing, è più variabile, quindi avete più possibilità di fare questo, che può essere un bene, può essere un fattore molto interessante, ma anche un po' crea un po' una sonorità caotica senza tanta coerenza. Quindi, se per esempio anche io come lavoro, se ho un passaggio molto veloce, rapido, una linea di crome fast, utilizzo il sistema Berkeley perché è più efficace e più adatto ad un soli, un passaggio in soli. Se la mia melodia è più lenta, tipo una ballad, poche note, allora posso dare più precedenza al colore, ad avere più note d'armonia, più tensioni e utilizzare il sistema di Tomar. In cosa consiste il sistema di Tomar? Consiste in questo. Lui parla molto semplicemente di note, diciamo, divise in categorie, note base, toniche e quinta, note guida, terza e settima, che ci devono essere sempre, e note di colore, cioè tensioni, nona, 13, 11 e alterazioni. Allora, a seconda della nota che ho al canto, io dovrò avere sempre la terza e la settima dentro al pacchetto di 5 voci. E poi le altre note le posso scegliere dentro il range di un'ottava, cioè stare dentro ad un'ottava se voglio stare a parti strette. Vi faccio un esempio. Siamo in Re minore settima. Io ho al canto la nota Mi, che è la nona. Sotto dovrò avere sia il Fa che il Do, cioè Mi, Do, Fa, perché terza e settima ci devono essere. Allora, fino a qui è obbligatorio. Adesso mi restano due note. Queste due note io le posso gestire dentro l'ottava come voglio, tra le note a disposizione. Che note ho a disposizione? Ho a disposizione il Re, il La e il Sol. Ok? Quindi il Re è la tonica, magari la scarterei. Quindi Mi, Do, Fa, metterei di sicuro Sol e magari La. Quindi Mi, Do, La, Sol, Fa con il basso Re. Potrei avere anche il Si, perché non ho detto Si? Perché il Si è la tredicesima. Abbiamo visto che la tredicesima non è una tensione utilizzabile sui minori settima nell'ambito tonale, è una tensione prettamente descrittiva della funzione modale dell'accordo, ok? Per questo. Vi faccio un altro esempio. Do major 7 al canto ho Sol. Ok? Metterò sotto Mi e Si. Ok? Le altre note che posso scegliere quali sono? Sono il Re, sono il Do, sono il La. Se l'accordo fosse lidio mi verrebbe da dire Fa diesis, ma Fa diesis sta mezzo tono sotto al Sol, quindi è fuori gioco in questa cosa. Quindi Sol, Mi, Si, potrei mettere Re, La, oppure Do al posto del La. Ma vedete cosa succede? Sol, Mi, Re, Do, Si, si forma un cluster di quattro note vicine. Bellissimo. Che non si formerebbe mai nel sistema Berkeley che vi ho detto prima, però ecco, va controllato poi nello sviluppo orizzontale, cioè come è disposto l'accordo prima, come è disposto l'accordo dopo, a che velocità sto suonando. Ok? Quindi attenzione a questo. Per il resto è molto semplice, quindi avete una nota al canto, ok. La identificate come tensione, come nota cordale o come nota di approccio, non cambia nulla, tanto sarà comunque al canto una nota dell'accordo che andrete a mettere.
Il pacchetto deve contenere terza e settima, quindi quando avrete terza o settima al canto avrete molta più scelta, ok? E poi andate a scegliere tra le tensioni disponibili. Anche qui non sparate tensioni a casaccio, ok? Allora, nei major 7 le tensioni sono nona e tredicesima. Nei minori settima sono nona e undicesima. Lasciate perdere la tredicesima. Nei dominanti a seconda, se il dominante risolve al maggiore, posso avere una situazione non alterata con nona e tredicesima, oppure bemolle 9 e 13, oppure se va al minore ho per forza bemolle 9 e bemolle 13, oppure addirittura ecco diesis 5, diesis 9, altre forme di alterazione, ok? Tipo immaginando la scala tipo semitono tono, posso avere bemolle 9, 13, diesis 11, quindi posso avere tantissime possibilità. Però non buttate tensioni random, okay? Soprattutto le seste nei minori e vabbè, undicesime nei maggiori, scordatevele, soltanto diesis 11 quando è lidio e quando la dominante è lidio, non è che è tutto lidio, ok? Vi faccio un esempio con la terza al canto, invece siamo in fa settima o al canto in la. Allora, come obbligo avrò quello del mi bemolle, cioè della settima. Per il resto sono libero. Potrò usare il sol subito sotto il la, il fa diesis come nona bemolle, il re come tredicesima, il re bemolle come bemolle 13, il do come quinta, il si come diesis 11. Ok, quindi ho tantissime note. Ora, immaginando, quindi, non so, voglio fare un accordo bemolle 9, 13, diesis 11. Allora sceglierò bemolle 9, il sol bemolle, 13, il re, diesis 11, il si. Quindi il mio fa settimo suonerà così. Con il fa. La, sol bemolle, mi bemolle, re, si. Ok? Quindi questo per capire come funziona quest'altro sistema. E anche qui, una volta fatto, si possono tranquillamente utilizzare drop, cioè drop 2, drop 2, 4, anche 3, 5 si può fare. Ok? Però ecco, deve essere chiaro questo. Sistema 1, avete la tabella, andate lì, quando c'è al posto di, metti questo, al posto di metti questo, al posto di metti questo, oppure quando c'è zero raddoppiate la nota al canto. Fine. Nel sistema di Tomaro c'è un po' più lavoro e molto chiaramente dai dei risultati armonicamente più ricchi, molto più liberi, anche molto più creativi, però bisogna perderci un po' di tempo. L'unico vincolo è quindi che con niente semitono al canto le note devono stare dentro un'ottava, le cinque note, quindi viene molto compresso il voicing. Non come obbligo, come obbligo che vi do io nel compito, ok? Voi poi nella realtà potete disporre queste cinque note anche in maniera più aperta, ok? Ma per adesso lavoriamo a cinque parti strette. Deve contenere la terza e la settima e poi scegliete tra tensioni, volete un suono più tensivo, mettete più tensioni. Volete un suono più base, andate a mettere la quinta o la fondamentale, non c'è problema. Ok, però attenzione ecco anche allo sviluppo orizzontale del voicing. Quindi se lo spacing, andate da cluster a così molto aperto, può disturbare un po' le singole linee melodiche, ok, delle voci che poi andate ad estrarre, perché se lo volete far suonare poi darete alla tromba la sua parte, al tenore la sua parte e quel poveraccio magari ha una linea molto, molto contorta. Ok? Avete naturalmente nella cartella che vi do io, avete anche il 5 fiati, vi ho messo qualche brano, Opus The Funk di Horace Silver, vi ho messo Just Friends che è una cosa proprio dei super sax, cioè 5 sassofoni tutti armonizzati a parti strette dalla prima nota all'ultima, quindi sentite il suono, sono tutti brani, diciamo è un progetto su Charlie Parker, quindi tutti i brani armonizzati a 5 voci strette, quindi se volete sentire quella sonorità, poi vi ho messo un Over the Rainbow che ho fatto io, il file Sibelius, Pannolini in corsa è un altro brano che ho arrangiato io per un mio amico in un disco, e Star Eyes è un altro brano sempre dei Super Sax.
dove potete guardare, poi lo guarderemo magari meglio quando ci vediamo, insomma, però per capire un po' la sonorità dei cinque fiati. Perché poi dovremo parlare, noi stiamo adesso ragionando sull'armonizzazione a 5 come esercizio da fare sul tempo. Poi nella realizzazione del pezzo dobbiamo vedere questi cinque fiati in quante situazioni possono lavorare, come abbiamo visto nell'altro video. I quattro fiati Oliver Nelson li fa suonare omoritmici, oppure 1 più 3, oppure 2 più 2, oppure 3 indipendenti. Quindi ci sono tantissime situazioni musicali, ma quello è un altro discorso. Adesso mi interessa il discorso prettamente armonico. Vediamo adesso il discorso a tre voci. Allora, io come faccio a lavorare bene a tre voci? Anche qui ci sono parecchie possibilità che danno risultati a volte diversi, a volte simili, ok? Allora, quella più, anche qui, più a prova proprio di, non so, di, come dire, di dummies, come si dice, è quella di fare un voicing a quattro voci e poi toglierne una, togliere quella che ha meno colore, di solito la fondamentale o la quinta. Una delle due c'è di sicuro nel voicing, quindi ho fatto il mio pacchetto a quattro voci. Tolgo una. Per esempio, ho un do settima, mi canta re. Faccio re, si bemolle, sol, mi a quattro voci. Re, si bemolle, sol, mi, nona, settima, quinta, terza. Tolgo il sole, diventa re, si bemolle, mi. Ok? Ho fa minore settima e canta, non lo so, il la bemolle. Faccio la bemolle, fa, mi bemolle, do. La bemolle la terza, mi bemolle la settima, fa e do sono quinta e tonica, tutte e due abbastanza insignificanti. Io qui andrei a togliere magari il fa, perché ce l'ho di sicuro al basso, quindi tolgo il fa, restano la bemolle, mi bemolle, do. Ok? Quindi questo è un primo modo per fare il voicing a tre voci, armonizzare un tema a tre. Quindi lo fate a quattro, andate a togliere e siete già a posto. Tomaro ci suggerisce un metodo un po' più interessante e anche un po' più creativo che vi dà la possibilità di avere sonorità più interessanti. Anche qui lui ragiona, e lo trovate lo schemetto negli appunti, ragiona in base a quale nota c'è al canto. E lui dice, al canto hai una nota base, cioè tonica o quinta, sotto metti settima e terza. Ok? Faccio un esempio. Sono in Do major 7, al canto Sol, sotto metterò Mi e Si. Sono in un Do settima, o al canto Do, sotto metto Si bemolle e Mi. O disposti Mi, Si bemolle. Attenzione a quando nel Do major 7 ho al canto Do, non posso usare il Si, ma userò il La, cioè metterò la sesta, come già sapete anche nei voicing a quattro voci. Quindi Do, La, Mi. Ok? Quindi quando al canto c'è tonica o quinta, due note base, sotto metto terza e settima, anche qui a prova di bomba. Quando al canto c'è o la terza o la settima, una delle due, metterò l'altra, cioè settima o la terza, e un'altra nota che di solito è una tensione, perché se no andrei proprio a fare la triade in stato fondamentale se metto la tonica o la quinta. Allora, ipotizziamo, Mi minore con al canto Sol è la terza, ho il vincolo di mettere sotto il Re, cioè la settima. L'altra nota la potrò scegliere tra Si, La, Mi. Il Fa diesis non posso metterlo perché sta a mezzo tono dal Sol ed è al canto, ok? Facciamo un altro esempio, per esempio, sempre su questo Mi minore settima, adesso al canto c'è Re, che è la settima, metterò Sol sotto che è la terza. A questo punto potrò scegliere le mie note tra Mi, Fa diesis, ok? Perché adesso il semitono è sotto, La, Sol, La, Re, Sol, Si, Re. Ok, vedete, non considero il Do diesis perché è la sesta. La sesta, niente sesta negli accordi minori, settima. Ok? Quindi quando ho terza o settima al canto, metto l'altra e in più completo con una tensione. Ho una nota
base, ma meglio una tensione. 9, 11 o 13. Se ho al canto una tensione, è la situazione più semplice del mondo, perché basterà mettere sotto terza o settima. Già mettendo terza e settima ho un voicing molto ricco. Esempio, fa settima, al canto o sol. Ok? Nona, sotto metto mi bemolle e la. Sempre fa settima, ho al canto re bemolle, bemolle 13. Metto sotto la e mi bemolle. Ok? Altro esempio, sono in re minore, mi canta sol, l'undicesima, sotto metterò fa e do. Oppure disposti con do, fa. Ok? Semplicissimo. Quindi queste due modalità, fate il voicing a 4 standard, parti strette, togliete la voce che meno vi interessa, chiaramente non potete togliere quella al canto, una delle tre sotto, o tonica o quinta, oppure ragionate che nota ho al canto, tonica o quinta, sotto metto terza e settima, o terza e sesta nel major 7 quando canta la tonica. Ho al canto terzo o settima, metto l'altra, terza o settima, e una tensione. Ho al canto una tensione, metto sotto terza e settima. È chiaro che anche armonizzando a tre voci va fatto il percorso di analisi melodica, quindi ci saranno note cordali, ci saranno delle tensioni e delle note di approccio. Nelle note di approccio deciderò quale accordo di approccio mettere e lo disporrò secondo il criterio, cioè se voglio approcciare con l'accordo di dominante, no? Per esempio sono in do, ho la nota re da armonizzare che magari è una nota di passaggio, do re mi, quel re avrà un sol settima, ma quel re è la quinta di sol settima, quindi sotto metterò si e fa, cioè terza e settima, e realizzerò il mio sol settima. Ok, quindi non cambia nulla rispetto alle quattro voci e non cambia nulla rispetto alla modalità tradizionale, perché comunque l'analisi melodica quella resta. Quindi questa è una seconda chance. Altre due possibilità di lavorare con tre voci sono quella di lavorare per quarte, ok? Quindi di costruire un voicing quartale, ok? Che ha soprattutto quarte giuste, vi consiglio, perché l'altra possibilità è usare il tritono, mischiare il tritono con la quarta giusta, ok? Si può fare, ma se quarte giuste meglio. Naturalmente non sarà descrittivo come il voicing di prima, perché il voicing quartali sono per loro natura, non formano triadi o quadriadi, quindi decisamente meno descrittivi, però hanno una sonorità. Sporadicamente può venire un voicing quartale anche nell'altro modo. Vi faccio un esempio: se io sono in sol settima o al canto mi tredicesima, sotto Tomaro mi dice metti terza e settima, cioè si e fa. Quindi fa si mi è la conformazione di un voicing quartale, anche se fa e si sono in realtà un tritono, ok? Quindi tritono più quarte, ok? Però è quello che non dovete fare, è mischiare troppo queste cose. Quindi se decidete una sonorità quartale per un passaggio, per un momento, che sia quartale, ma non mescolata con tutto il resto. Ok, una qua e là sì, ma non due quarte, poi due tradizionali, poi tre per quarte, ok? Cosa vuol dire per quarte? Quindi vuol dire se io ho il mio do maggiore al canto o do, farò do, sol, re. Se ho al canto re, farò re, la, mi. Se ho al canto mi, farò mi, si, fa diesis. Se ho al canto sol, farò sol, re, la. Cioè mi muovo per blocchi di quarte. Un'altra possibilità è quella, naturalmente, parentesi, quarte ricavate dalla scala dell'accordo del momento e non quarte random, ok? Sempre in relazione alla scala dell'accordo del momento. Un'altra possibilità è quella di utilizzare invece le tre voci sotto forma di una triade, maggiore o minore, meglio maggiore, ma anche minore è possibile. Quelle che si chiamano upper structure, cioè triadi astratte. Allora qua voi dovete andare su
sempre la cartella, in fondo avete voicing con triadi estratte, ok? E avete un po' di spiegazione e poi avete due tabelle lì. Come si leggono quelle tabelle? Triadi maggiori e triadi minori, specie di accordo, cioè accordo major 7, triadi maggiori e triadi minori che posso ricavare da quella scala. Voi sapete che l'accordo major 7 ha la scala ionica o la scala lidia. Da quelle due scale io posso tirar fuori delle triadi che descrivono quell'accordo. E lì vi ho messo i gradi, per esempio vedete 5, cioè Do, 5 vuol dire Sol, quinto grado, quindi Sol maggiore sopra Do. Se al canto ho Re, Si o Sol, potrò armonizzarlo con la triade di Sol maggiore sul basso Do. Oppure 2, tra parentesi 10 su 11, 2 vuol dire Re maggiore sopra Do. Quindi se ho al canto Re, La o Fa diesis, cioè le note della triade di Re maggiore, potrò armonizzarle con Re maggiore. Poi ho messo chiaramente anche Do maggiore, ma Do su Do non è che sia molto, poco interessante, perché non è molto interessante. Di là c'è triadi minori, 3 vuol dire Mi minore, Mi sol Si. Quindi se ho una di queste tre note al canto, posso armonizzarla con Mi minore su basso Do. Eccetera, eccetera. Accordi. E guardate, avevo messo tutte le specie di accordo e le triadi che potete estrarre, ok? Potete anche, perché no, fare un passaggio otto battute con diverse tecniche. Vi allenate un po', anche nei file che vi ho dato io con gli esercizi, a fare un po' di pratica con le triadi estratte, cosa che vi servirà tantissimo, issimissimo, nella big band, perché nella big band si utilizza tantissimo, si utilizza le triadi estratte, ed è anche una serie di voicing a 5 voci che vedremo, quello delle triadi estratte, ok? Che vedremo presto. Allora, avete anche qui dei brani nella cartella brani a tre fiati, ok? Messi diversi, per esempio uno che ho qua è Crisis, che è di Freddie Hubbard, e che avete il file, la partitura originale, avete il file di Sibelius e il file audio originale, ok? E qui potete ascoltare, vedere un po' come fa a lavorare i fiati. Adesso magari ce l'ascoltiamo un po', vi faccio notare giusto alcune cose. Ce l'ascoltiamo un attimo, Crisis. Allora, ce l'avevo qua da qualche parte. Eccolo qua. Scusate, ho fatto qualcosa che non dovevo fare. Eccolo qua. Thank you.
Insomma, notiamo alcune cose, non c'è nulla di misterioso, però già ci sono alcune cose. Innanzitutto, vedete, non l'ostinato. No, questo ingresso a rate, quindi anche qui accumulo come strumento, no? Accumulo sull'ostinato, parte il basso, poi si aggiunge la batteria, il pianoforte, poi i fiati arrivano soltanto la terza volta. Ok? Per esempio, questi fiati su questo Si minore fanno questo piccolo riff che è basato su sesta, minore sesta e quinta, quindi fanno. E il voicing è Sol diesis, Do diesis, La. Quindi vedete qua, Si minore lui mette sesta, nona e settima. Quando va giù addirittura Fa diesis, Si, Fa diesis, quindi molto vuoto, mette due quinte. Ok? Molto particolare, infatti si sente che suona molto vuoto, non è un'armonia molto piena. Poi quando inizia il tema qui a battuta 10, vedete che, ecco, questo è lo scenario invece delle triadi estratte. C'è ancora un pedale, cioè. E sopra anche il piano, vedete che fa praticamente delle triadi. Praticamente scendono delle triadi e i fiati fanno esattamente. Vedete, questa è Si, settima, Fa diesis, sotto c'è La e Mi bemolle, cioè terza e settima. E poi comincia la discesa delle triadi. Re bemolle sopra Si e poi Do maggiore, Si maggiore. Poi andiamo a Si bemolle, cambia anche il basso e poi La maggiore. Ecco, quindi questa è una situazione di triadi, armonizzazione, vedete, di là erano, diciamo, armonizzati in maniera standard, no? Con tre voci diverse non disposte secondo una conformazione particolare, no? Invece qui prende le triadi. Poi c'è il riff swing quando il brano cambia e praticamente fa. Ora qui, re, re, si, la, si, sul fa diesis alterato, canta re, lui sottomette fa diesis e la diesis. Crea delle grandi consonanze perché crea una sesta minore e un'altra sesta minore. Quindi alterazione al canto, tensione, tonica e terza. Poi quando va giù al Si, Si, Re, Fa diesis. Vedete, triade di Si minore. Si, Re, Fa diesis. E poi ripete. Ok? Poi un altro scenario, per esempio, bello, qui a battuta 26-27, c'è uno scenario invece in cui i fiati si muovono per un po' a unisono, cioè esattamente ad ottava, quando fanno. Questa cosa qui. Poi vedete ancora uno scenario leggermente diverso a 29:30. Cosa succede? Succede che si chiama lead indipendente, cioè il lead tiene una nota lunga, mentre sotto gli altri cosa fanno? Vedete la progressione? Si minore, Mi settima, La minore, Re settima, La bemolle. Gli altri cosa fanno? Classico, terze e settime. Sotto questo Re, Si, anzi questo Si, scusate, Do, Do, Re, Do, Si, che sta fermo, gli altri fanno Re La, Re
poi re, sol diesis, sol do, do fa diesis, e poi unisono. Ok? Quindi, si sta fermo sotto terza e settima di si minore, terza e settima di mi, terza e settima di la minore, terza e settima di re, e poi unisono. Scusa. E poi riprendono le triadi e poi il finale è praticamente come prima. Quindi vedete che, per esempio, in questo passaggio ci sono praticamente due o tre tecniche, cioè passaggio melodico veloce all'unisono, nota di arrivo della frase con sotto l'indipendente e poi di nuovo unisono. Nel passaggio prima invece c'è lo sfruttamento delle triadi. Ok, quindi altra tecnica. Nella prima parte c'è una scrittura a tre voci come tradizionale. Adesso qua lui ha fatto una scelta di suono, ma tecnicamente insomma ha realizzato le tre voci come avremmo fatto anche noi, insomma, più o meno. Ok, poi ecco da notare altri strumenti di arrangiamento in senso più lato, l'ostinato di basso, il pedale, no, su cui si muovono queste triadi, chiaro sono interessanti, però ecco, per quanto riguarda noi nello specifico, ecco, questo è il discorso delle tre voci. Ok, quindi voicing tradizionale, togliamo una voce, oppure disponiamo le tre voci a seconda di che nota ho al canto, come dice Tomaro, oppure utilizzo delle triadi. In questo caso, per esempio, non ci sono voicing quartali in questo brano, però è possibile chiaramente anche utilizzare voicing quartali. Se voi guardate negli altri brani che ho messo qua nella cartella, avete un bel arrangiamento, per esempio, di Round Midnight, lo stesso. Poi ho messo tre che ho fatto io, Alice in Wonderland, Pentapause e We'll Be Together Again, che potete ascoltare, fare play, ascoltare e vedere un po'. Ok, quindi 5 voci e 3 voci, mi raccomando, iniziate, fate già, provate a fare i lavori, mandatemi senza nessun problema. Poi nel prossimo video, adesso farò dei video magari un po' più corti perché per caricarli mi ci vuole tantissimo, così lunghi, però intanto ci proviamo e vedremo gli spread voicing. Ok, sempre a 5 e a 4 spread, cioè con la fondamentale, e questi voicing a 5 parti con le triadi estratte. Ok, quindi buon lavoro e al prossimo video. Ciao.